Diciamo che ci sono due modi per avere un bel prato: o si semina o si mette il prato a rotoli. Il prato a rotoli ovviamente ha, diciamo, un impatto immediato, poi dal mattino alla sera vi troverete già con un bel giardinetto fatto, mentre con la semina ovviamente bisogna seguire un po' la stagione, bisogna aspettare un mesetto o due per la vegetazione del manto erboso. Fino ai 30-50 metri quadrati è la soluzione del prato a rotoli, anche a livello economico rispetto alla semina è quasi conveniente, tenendo conto anche delle problematiche che può avere la semina, problemi che possiamo incontrare fino alla germinazione. Perché cosa succede? Col prato a rotoli noi prepariamo il terreno, lo livelliamo, tiriamo via i sassi eccetera, e poi stendiamo, vedete, sembra quasi di stendere uno zerbino, poi lo tagliuzziamo con un coltello da bistecca, facciamo i vari rappezzi, poi lo affoghiamo, lo bagniamo bene in modo che aderisca bene al terreno, e dopo una settimana, 10 giorni a seconda della stagione l'avrà già radicato e sarà come un prato normale. Potete vedere ha quasi radicato qua, sta attaccando già la plastica, quindi figuriamoci in un terreno normale, che sia anche un terreno sfortunato con dei sassi, radicherà, si attaccherà. Problema fondamentale è preparare il terreno, livellarlo, tirare via i sassi, non bisogna portare terra di riporto, perché la terra di riporto poi col tempo crea dei dislivelli con la pioggia, con il gelo, quindi ci ritroveremo più un campo minato che un prato. Per piccole metrature il prato rotoli è forse meglio anche economicamente che la semina. In tutti e due i casi dobbiamo preparare la terra, cioè un chilo di semi vi fa 20-25 metri quadrati e costa 10 euro. Il costo è preparare il terreno. Col prato rotoli possiamo essere meno precisi perché il prato è già vegetato, mentre per quanto riguarda la semina la preparazione del terreno è un po' più complicata e bisogna azzeccare le tempistiche per la semina. Si può fare sia in primavera o ancora meglio verso fine estate inizio autunno, quello è il periodo ideale. Se seminiamo in primavera andiamo incontro a le formiche che prendono tutto il seme e ve lo fanno sparire in 2 ore, è già sparito tutto il seme. Poi andiamo incontro all'estate che in mezzo al prato appena seminato, non essendo ancora vegetato, è come questo che è fitto, in mezzo ci crescono, diciamo, tutte le erbe infestanti. Mentre se andiamo a seminare il prato verso fine agosto, inizio settembre, già andiamo contro una stagione più fresca. Diciamo che il prato rotoli, io ho avuto anche dei casi in cui l'ho posato anche sotto Natale, uno lo può posare quasi sempre. Gli accorgimenti per il prato rotoli, al di là di livellarlo e metterci del terriccio sabbioso, la sabbia aiutano, diciamo, a livellare, a riempire le buche, che i microfessure del terreno, quindi avremo un terreno molto spiano, già livellato, e basta semplicemente stendere il prato a rotoli, compattarlo con le mani e poi irrigare normalmente, abbondantemente, per una settimana, 10 giorni, e poi un prato normale che va irrigato il giusto, quindi non bisogna eccedere dopo i 10-15 giorni. Noi per esempio gli diamo una rullata dopo che l'abbiamo posato, questo aiuta proprio a compattarlo completamente col terreno sotto. Per chi fa dei rappezzi, il cane ha fatto la pipì, c'è stato un problema con il muschio che ha ucciso il prato, specialmente nelle zone d'ombra, rimuovere la parte morta e danneggiata e metterci una pezza, una striscia, in modo da ricreare il prato. Lo tagliamo, consideriamo che il rotolo ha 2-3 cm di zocca di terra e quindi bisognerà fare un solco che sia a livello con l'altro prato, e poi potremo fare tutti i nostri rappezzi del caso con il prato rotoli, che è abbastanza semplice se uno ha poca superficie, eh? Se invece uno ha delle grosse superfici conviene seminarsi. Questa è la varietà Running, fatta 80% di festuca, quindi è molto resistente al calpestio, la più venduta, è verde scura, la foglia larga. Se uno ha degli animali, dei bambini, così l'ideale è questa miscela qua, che noi è quella che utilizziamo maggiormente.